Ciao, prima di togliere devi dare. Questo è fondamentale perché spesso quando ci sono delle situazioni in cui l'altra persona non si mette a complementare nei tuoi confronti, oppure ti mette un antagonista che possa essere l'ex fidanzato, l'ex fidanzata, che possa essere una persona, diciamo, con la quale interagisce, devi capire che l'unico sistema per poter coinvolgere questa persona è togliere, perché togliendo fai vivere l'abbandono, togliendo fai vivere il rifiuto, e sono tutte emozioni che coinvolgono. È evidente che però non puoi fare questo se il tuo potenziale è basso, se il tuo potenziale non è sufficiente, diciamo, per produrre coinvolgimento. Quindi cos'è fondamentale? È fondamentale per poter gestire una situazione in queste circostanze, perché se la relazione funziona bene di suo, non è necessario, come dire, non bisogna cambiare una squadra che vince. Ma quando invece noti che la persona ti pone sempre degli antagonisti, ti pone dei limiti, ti pone dei blocchi, ti pone dei vincoli, è inutile che tu vai a contrastare questi vincoli o che poni addirittura tu dei vincoli logico-razionali non avendo il potenziale. Perché, ad esempio, se c'è una terza persona di mezzo e tu entri dentro dicendo scegli o me o lei, è probabile che scelga lei, che scelga l'altra persona. Proprio perché ogni volta che noi spingiamo coercitivamente una persona in una direzione, otteniamo una risposta compulsiva nella direzione opposta. Questo è quello che avviene, ad esempio, nella gelosia. Nella gelosia, se tu dici a una persona non devi fare questo, non devi fare quell'altro, non devi vedere questo, non devi vedere quell'altro, lo spingi compulsivamente a vedere questo e a vedere quell'altro. È evidente quindi che per poter coinvolgere devi bypassare queste difese, quindi devi cavalcare. Tra l'altro, questo serve anche per te, perché altrimenti ti metti contro la tua sfera emotiva. Devi cavalcare la tigre, perché se non cavalchi la tigre, diciamo, non hai possibilità. Tutto questo, adesso poi continuerò, lo spiegherò approfonditamente nell'incontro che è gratuito che terrò venerdì 14 ottobre a Torino alle ore 21 in corso Trento 13 presso il Centro Educatore della Provvidenza, dove tratterò anche proprio questi temi sul coinvolgimento nelle situazioni difficili, perché è ovvio che noi vogliamo coinvolgere se la situazione è difficile, se la situazione è facile va tutto naturalmente, diciamo quello che istintivamente ci viene di fare possiamo fare, non è questo il problema. Il problema è quando la situazione è complessa, quando la situazione è difficile. E quando è che la situazione è difficile? Beh, le situazioni sono due fondamentalmente. O l'altra persona non è coinvolta con te per qualche motivo, non c'è un terzo incomodo, diciamo così, ma di suo non è coinvolta. E questa è una situazione difficile. Oppure la situazione è difficile quando c'è un terzo incomodo, qualcuno che ti mette i bastoni tra le ruote. Questo qualcuno potrebbe essere un ex che si ripresenta, potrebbe essere una relazione nell'ombra che procede da tempo, potrebbero essere dei corteggiatori, potrebbero essere, insomma, potrebbe essere chiunque, diciamo così. Gli antagonisti ci sono spesso. Gli antagonisti chi sono? Sono quelli che si contrappongono tra te e il tuo oggetto di desiderio. Ora, quindi bisogna lavorare in due sensi. Perché? Se tu hai questo oggetto di desiderio, ce l'hai perché l'oggetto di desiderio ti ha coinvolto. Coinvolta, altrimenti non l'avresti fondamentalmente, quindi agiresti in modo più libero, perché quando non siamo coinvolti facciamo istintivamente le cose giuste e quando siamo coinvolti che facciamo istintivamente le cose sbagliate. Ora, per fare un esempio pratico, se tu sei coinvolto con una persona, sei coinvolto fortemente con questa persona, e che però a livello logico ti fa girare i coglioni fondamentalmente, perché, ripeto, ci può essere un antagonista, perché non si mette a complementare, quindi la parte logica la manderebbe a cagare fondamentalmente, ok?
Cioè, tu stai con questo che ti fa girare le palle, che magari oggi c'è, domani non c'è, dopodomani forse, tra qualche giorno vedremo, insomma ti fa girare i cosiddetti coglioni, usando un termine oxfordiano. Allora, che succede? Che tu, da un punto di vista logico, la manderesti a cagare, fondamentalmente. Quindi diresti vaffanculo, fondamentalmente. Vuoi quello lì, vai con quello lì, vuoi quella là, vai quella là. È ovvio che questo, se tu non sei coinvolto, può dare sicuramente dei risultati. Perché lo fai, come dire, essendo sostenuto anche dalla tua parte emotiva, nel senso che te ne fotte del fatto se poi risponde, se non risponde. Cioè, non ci pensi neanche. Quando non siamo coinvolti, non stiamo sempre lì a guardare WhatsApp se è online o se non è online, se ho mandato un messaggio, se mi hai risposto, se non mi hai risposto. Se tu non sei coinvolto, faccia che cavolo vuole, insomma, te ne può fregare di meno. Se vede un altro, non te ne può fregare di meno. Diciamo, basta che quando tu hai l'esigenza sia disponibile, poi se tutti gli altri giorni, diciamo, non è disponibile, non te ne frega niente. Invece il problema è quando sei coinvolto, perché quando sei coinvolto allora sei lì che guardi WhatsApp, che controlli, ma è come mai online non mi risponde, è già 10 minuti che gli ho mandato sto messaggio e non l'ho ancora visto, oppure ancora peggio, è 10 minuti che ha visto il messaggio e non mi ha ancora risposto, e quindi tutto questo ti genera emozione, fondamentalmente. E allora, però, la tua parte logica che invece ragiona, perché per la tua parte logica 2 più 2 fa sempre 4, quindi la parte logica non è che si fa prendere per il culo, la parte logica capisce se una persona invece ti sta prendendo per il culo, quindi se non risponde perché... Cioè, la parte logica capisce tutto, è che non ha potere. Non ha potere quando la parte emotiva è coinvolta, perché la parte logica non riesce a governare la situazione, capisce tutto, capisce che la cosa migliore sarebbe dargli un calcio in culo e farlo andare o farlo andare, ma se però fa questo si mette contro la sua sfera emotiva. Cioè, nel momento in cui tu senti l'esigenza di interagire con questa persona e ti vieti di farlo, puoi farlo, però devi essere in grado di sostenere questo. E tra l'altro, se non sei in grado di sostenerlo, poi farai ancora delle sciocchezze ancora maggiori. E quindi, che cosa bisogna fare in questi casi? Bisogna agire favorendo la parte emotiva, cavalcando la tigre della tua compulsione. Perché la tua compulsione qual è? Quella di cercarlo, quella di interagire, quella di fare qualche cosa. Però devi farlo consapevolmente. Questa è la vera differenza tra, diciamo, prenderselo in quel posto e avere la possibilità di metterlo in quel posto. Ripeto, questi concetti adesso li accenno soltanto, ma venerdì 14 ottobre li spiegherò approfonditamente a Torino, venerdì 14 ottobre, in questo seminario gratuito che terrò venerdì 14 ottobre alle 21 a Torino, in corso Trento 13, presso il Centro Educatorio della Provvidenza. Per cui chi volesse iscriversi, è completamente gratuito, deve solo inviarmi un sms con nominativo di conferma al 333 15 11 703. Questo è l'intermezzo pubblicitario del seminario. E quindi, tornando al ragionamento di prima, devi cavalcare la tigre della tua compulsione, deliberatamente, cioè autopenalizzandoti praticamente, ma la differenza fondamentale è che devi farlo in modo consapevole. Questa è la differenza tra quello che manda il messaggio perché non ne può fare a meno e quello che dice, no guarda, io so che non dovrei mandargli il messaggio, so che, diciamo, non dovrei fare questo, so che dovrei mandarla a cagare, però per mandare a cagare una persona devi essere poi in grado di sostenere il fatto, se no altrimenti, e non riuscirai a sostenerlo perché ti metti contro la parte emotiva. Quindi invece favorisci la tua compulsione, perché devi spingere eventualmente l'altra persona a mandarti a cagare, in modo tale, perché noi abbiamo dei meccanismi di difesa quando qualcuno ci dice vaffanculo, non ne voglio più sapere di te, e non abbiamo meccanismi di difesa in due casi: quando restiamo in bilico perché non sappiamo, l'altra persona ci tiene sulle spine, ci sarò, non ci sarò, che cosa farò, chissà che cosa farà, dove sarà, fin tanto che abbiamo dei dubbi non siamo in grado assolutamente di gestire la situazione, e non siamo in grado neanche di gestire la situazione
se noi stessi mettiamo in atto dei meccanismi, diciamo così, dei meccanismi di difesa e chiudendo noi la relazione. Perché se chiudiamo noi la relazione ci mettiamo contro la sfera emotiva, come dicevo prima, che ce ne farà di cotte e di crude, di tutti i colori ce ne farà. Quindi quello che dobbiamo fare è deliberatamente cavalcare la compulsione, eventualmente spingendo l'altra persona a chiudere, spingendo l'altra persona a prendere una posizione anche contraria, ma non perché noi le abbiamo detto adesso voglio chiudere la relazione, vaffanculo, scegli me o scegli lui o scegli lei o chi per esso, perché se noi poi facciamo questo non abbiamo più possibilità di venirne fuori e inizieremo a vivere anche il senso di colpa, inizieremo a dire ecco, vedi, se non gli avessi detto così magari sarebbe poi stata disponibile, adesso io gli ho detto scegli me o scegli lui e lei ha scelto lui e quindi ci facciamo solamente dei sensi di colpa e quindi ci coinvolgiamo ancora di più perché andiamo proprio a coinvolgerci sul senso di colpa. Quindi quello che dobbiamo fare è agire su due fronti fondamentalmente, un fronte personale, quello di diciamo non scontrarci, non creare dei conflitti interiori, non creare dei conflitti interni. E un fronte però anche verso l'altra persona per provare a coinvolgere. Il modo migliore è che salva capre e cavoli, diciamo così, è quello di seguire un po' la nostra compulsione. Che vuol dire? Che se ho l'esigenza di messaggiare, messaggio. Anzi, vado anche a dare ancora più enfasi di quella che ho. E cioè dimostro ancora un coinvolgimento maggiore di quello che ho già, in modo tale che, come dire, la mia parte emotiva mi vede come, cioè, quindi devo mandare, che ne so, una dichiarazione d'amore via SMS, per fare un esempio, in modo tale che l'altra persona, comunque gli sto dando qualche cosa, gli sto creando un'abitudine, gli sto... come dire, per un po' di giorni magari gli mando dei messaggi, non importa se rispondo o se non rispondo, tanto quando li mando favorisco la mia parte emotiva. Ovviamente non deve essere un pressing eccessivo, ma qualche messaggio mirato, volto a far venire all'altro il senso di colpa, perché l'altra persona deve pensare, ma guarda te, questo qua, è così coinvolto con me, mi offre il suo amore, mi offre la sua disponibilità, che sono comunque cose abbastanza rare da trovare, anche perché, ripeto, se c'è l'antagonista ma in qualche modo frequenta pure te, per fare un esempio, è perché in qualche modo l'antagonista non soddisfa tutto il suo, come dire, le sue esigenze, o perché magari perché non è coinvolto e quindi non le dà tutto il tempo a disposizione, insomma ci sarà qualcosa che non va. Quindi tu invece dimostri, diciamo, anche di più di quello che è il tuo coinvolgimento. Lo fai proprio per darti delle emozioni, per dire, oh, che bello, gli ho mandato un bel messaggio d'amore, manco mi ha risposto, mi prendo questa bella emozione del rifiuto, che era parte emotiva, beccati questa emozione, per i coglioni. E poi però ottieni che non crei un conflitto interiore, però, ripeto, il concetto di fondo è che l'ho fatto deliberatamente, finalizzato a un obiettivo, non finalizzato semplicemente a fare lo zerbino, perché se non finalizzi, cioè, ma lo zerbino è quello che non capisce un cazzo, fondamentalmente fa, agisce di puro istinto. Invece qua lo devi fare attraverso un ragionamento, e il ragionamento quello deve essere che prima, allora, so che devo, per coinvolgere devo togliere, perché se l'antagonista ha coinvolto perché sta dando poco, perché non si manifesta nel modo giusto, è quello il cibo che poi dovrei andare a dare. Però non puoi darlo subito, perché se tu lo dai subito, come dire, non c'è effetto, non hai potenziale, come dire, abbandono uno che però non è minimamente interessato a me, che manco se ne accorge che l'ho abbandonato. Invece devi dare tu la tua presenza, fare finta di essere ancora più innamorato di quanto tu possa essere. Proprio dichiarazione d'amore, fare finta che sei coinvolto, un po' coinvolto ovviamente lo sarai, altrimenti non saresti in questa situazione. Però devi dare tutto questo, quindi devi dare le tue attenzioni, in modo tale che poi quando toglierai avrai prima creato un'abitudine, avrai creato qualche cosa, cioè l'altra persona
crederà di aver perso qualche cosa, perché anche un cane, come dire, quando gli dai un osso che non vuole, poi gli girano i coglioni se quest'osso glielo togli, anche se prima non lo voleva. E rifaccio l'intermezzo pubblicitario, tutto questo verrà spiegato bene nei dettagli strategici venerdì 14 ottobre a Torino alle ore 21 presso il Centro Educatorio della Provvidenza. Seminario gratuito, la prenotazione però obbligatoria tramite SMS al 333 1511 703. Chiuso diciamo lo spot. E quindi, diciamo, prima di dimostrare, cioè prima devi comunque dare, anche un bambino piccolo che è un giocattolo che non gliene frega niente, nel momento in cui però tu gli dai tanti giocattoli che non gli interessano, ad esempio, che non è coinvolto con questi giocattoli, ma il coinvolgimento scatterà quando glieli toglierai. È ovvio che se tu i giocattoli non li hai dati prima, non puoi togliere nulla, cioè non puoi togliere qualcosa che non hai dato. Quindi la tecnica in questi casi, quindi, che è finalizzata, diciamo, all'abbattimento dell'antagonista, all'abbattimento del, diciamo, di chi ti mette il bastone tra le ruote, è quello di poter togliere avendo dato prima. Quindi, e ripeto, il vantaggio è duplice. È sia nei confronti della comunicazione verso l'altro, ma anche nella comunicazione verso te stesso, perché, ripeto, altrimenti se tu comprimi e dici vaffanculo, questo ha fatto lo stronzo nei miei confronti, allora basta, non lo chiamo più, e anzi gli dico vattene a fare in culo perché mi hai solo rotto i coglioni e vuoi stare in quanto ci stai, oppure scegli me o quell'altro, se tu sei coinvolto, crea una guerra interna, cioè la tua parte emotiva ti farà di te polpette, cioè ti auto, come dire, distruggerai da solo, ti autodistruggerai di sensi di colpa, ti autodistruggerai di senso del rifiuto, insomma ti ammazzerai da solo, non devi farlo, devi cavalcare anche la tigre della tua compulsione, cavalcarlo. Quindi dai, tu dai, ti dimostri dichiarazioni, affetto, attenzione, eccetera, eccetera, indipendentemente dal tipo di reazione. Ovviamente questo prevede che comunque che un minimo, come dire, di interazione ci sia, non è che puoi farlo con uno sconosciuto completamente, che non hai mai visto né conosciuto, perché deve esserci già un qualcosa, diciamo, con questa persona che però non ti aggrada completamente causa la presenza di un terzo elemento, diciamo così, esterno a voi due, che vi, come dire, che vi mette i bastoni tra le ruote fondamentalmente. Quindi questa è diciamo la situazione in cui questa tecnica va applicata. In altre situazioni vanno applicate altre tecniche. Però se c'è una situazione, una volta che tu hai dimostrato interesse, una volta che tu hai dimostrato coinvolgimento, allora, a quel punto lì, e quando l'altro ha la certezza, cioè deve arrivare al punto che l'altra persona abbia la certezza che tu sei innamorato, che tu sei cotta puntino, che tu sei, diciamo, allora, a quel punto lì tanto avrai già creato un'alleanza con la tua parte emotiva, perché la tua parte emotiva avrà goduto di tutto questo, quindi non avrà più tutta questa fame. E paradossalmente ti sarai già un po' decoinvolto tu, proprio per i meccanismi umani, diciamo così. A quel punto lì devi mettere in atto la tecnica del freeze, del congelamento. A un certo punto, proprio quando noti che l'altra persona quasi quasi si stava un po' coinvolgendo, quasi quasi ti stava dando di più, quasi quasi aveva capito che comunque c'era un valore dietro a quello che tu stavi facendo, a quel punto lì devi congelarti. Lo significa diventare freddo nei suoi confronti, adducendo come causa di questa freddura, diciamo, di questo raffreddamento, l'altra persona. E guarda, io ho provato di tutto, ho fatto veramente di tutto, ti ho dato il mio amore incondizionato, ti ho offerto i miei sentimenti e tu li hai sputati via. Per cui a questo punto non ce la faccio più a proseguire, con rammarico dovrò allontanarmi. Però questa è una situazione. Oppure devi arrivare al punto tale che è l'altra persona che ti dice no, mi stai, allontanati, perché in quel modo lì, cioè,
tu intanto metterai in atto tutti i tuoi meccanismi di difesa e ti proteggerai dal coinvolgimento, e l'altra persona tenderà a viversi il senso di colpa per aver perso qualcosa, per aver perso qualcosa che tu in precedenza gli avevi dato. Quindi questa tecnica si basa proprio sul generare il senso, è una comunicazione manipolativa, però si basa proprio sul generare il senso di colpa nell'altra persona. Cioè il cane che dice: avevo l'osso e adesso non ce l'ho più a causa, diciamo, a causa mia fondamentalmente. Però ovviamente non deve essere una roba che deve diventare un martello pneumatico, perché se diventi un martello pneumatico nel mandare messaggi, nel cercare, nel fare, non otterrai assolutamente nulla, otterrai un overdose. Quindi è importante calibrare nel modo giusto. Perché se tu diventi un martello pneumatico, anche la parte logica dell'altra persona ti rifiuterà e quindi ricadi come dire, nella cosa opposta. Quindi evitare assolutamente di fare il martello pneumatico, ma però dare. Quindi in termini di affetto, in termini di presenza, disponibilità, ripeto, devi farlo prima di aver distrutto la relazione, perché se hai fatto prima il martello pneumatico, la relazione è già segata dall'inizio, l'hai già distrutta, quindi non bisogna mai arrivare a distruggere una relazione. Bisogna inizialmente fare buon viso a cattivo gioco, è la cosa fondamentale. E nel momento in cui hai fatto l'inizio a buon viso a cattivo gioco, non hai fatto pressi, non hai messo vincoli logici, a quel punto lì puoi iniziare a togliere. E nel momento in cui inizierai a togliere non attraverso cose particolari, togliere attraverso un congelamento. Una dimostrazione graduale di indifferenza crescente. Questo è il togliere. E sarà molto probabile che l'altra persona si invertirà la clessidra, sarà molto probabile che l'altra persona inizierà a inseguirti, sarà molto probabile che ci sarà un coinvolgimento da parte dell'altra persona. Se tu riesci a fare tutto questo nel modo corretto, senza aver ceduto in un senso o nell'altro, fondamentalmente. Quindi è importante calibrarsi bene, questo è fondamentale, è importante non distruggere la relazione prima, perché se poi hai già logorato tutto e dall'altra parte sono scattati i meccanismi di difesa, diventa poi quasi impossibile da recuperare una situazione del genere. Per cui è importante agire in modo strategico dall'inizio, ok? E quando è che devi agire in modo strategico in generale nelle relazioni? Nel momento in cui tu ti senti coinvolto, perché nel momento in cui tu percepisci che sei coinvolto con un'altra persona, dovresti innescare un meccanismo tale per cui in quel momento lì devi agire in modo strategico. Devi iniziare a ragionare assecondando però le esigenze della tua parte emotiva, non ostacolandole, assecondandole nei modi giusti, auto fornendoti, diciamo così, delle polpette avvelenate in modo deliberato. In questo modo, diciamo, ottimizzerai tantissimo le possibilità di coinvolgere. Questa è la tecnica di seduzione da utilizzare, diciamo, di coinvolgimento in presenza di un antagonista, in presenza di un antagonista che può essere, diciamo, un antagonista istituzionale, cioè un fidanzato, una fidanzata, ma ripeto, intanto se questa persona ha interagito con te è perché l'antagonista non gli dava tutto quello che voleva, magari gli dava soltanto polpette avvelenate, lei si mangiava soltanto polpette avvelenate, lui si mangiava soltanto polpette avvelenate, per cui se ha interagito anche con te perché perlomeno a livello logico o a livello almeno parzialmente emotivo in qualche cosa c'era. Oppure un antagonista può essere dei corteggiatori, possono essere, insomma, persone esterne che ti ostacolano, diciamo così. E se riuscirai a fare questo, ci sono diverse strategie comunicative che spiegherò in un altro spot pubblicitario nei dettagli venerdì 14 ottobre alle 21 a Torino nel seminario gratuito che terrò presso il Centro Educatorio della Provvidenza in corso 3013. E diciamo che se tu hai agito nel modo giusto, nel modo corretto, otterrai cioè probabilità molto elevate che si ribalti la clessidra. E nel momento in cui si ribalta la clessidra, cioè che l'altro comincia a inseguire te, ti capiterà pure una cosa strana, che ti decoinvolgerai. Che, come dire, nel momento in cui vinci la battaglia, hai capito che hai vinto la battaglia, non ti interessa più tanto andare oltre, e quindi potrai decidere di fare quello che vuoi, la cosa, come dire,
A quel punto lì puoi decidere, agirai, a quel punto lì agirai anche istintivamente nel modo corretto, perché nel momento in cui si abbassa il livello di coinvolgimento, il livello di coinvolgimento è un po' come sono delle fette di prosciutto, no? Sugli occhi che abbiamo e che non ci permettono di vedere le cose, per cui andiamo a tentoni e è facile che sbattiamo il naso da una parte e dall'altra. Nel momento in cui queste fette di prosciutto sugli occhi si alzano, e allora farai le cose giuste e poi dipenderà un po' da te, diciamo, qualcuno mi scrive, la donna ha bisogno di queste strategie. Ecco, questo è, mi spiace dirtelo, Riccardo, è un ragionamento da sfigati, perché chi pensa questo non sa quanto le donne soffrono per amore. Io che agisco in questa cosa qua, so che le donne soffrono per amore, se non più degli uomini, almeno tanto quanto. Per cui chi mi dice che la donna non ha bisogno di queste strategie è perché probabilmente si è beccato tutta una serie di rifiuti, ma perché non ha capito la modalità di interazione. E quindi certo che non esiste differenza tra i sessi nelle sofferenze, siamo tutti esseri umani, diciamo, siamo tutti sulla stessa barca, le emozioni sono governate da tutti. Certo che se uno si sente sfigato, puoi dire a quello, no? E quindi non è questo il ragionamento, cioè, da fare, perché quello è veramente un ragionamento in cui uno si dà la zappa sui piedi da solo. Se pensa che un uomo che pensa che tanto le donne non soffrono, che tanto sono loro che scelgono, non rimorchierà neanche, come dire, se, neanche nella pesca facilitata riuscirà a pescare, cioè anche se vai in un lago dove ci sono più pesci che acqua, non riuscirà a prendere un pesce lo stesso, perché penserà che il lago è vuoto, non butta neanche, come dire, la canna da pesca, no? Non butta neanche l'amo. E la sofferenza o i coinvolgimenti sono al di là del sesso, non è che la donna non si coinvolge o l'uomo non si coinvolge. I coinvolgimenti sono dovuti a meccanismi emozionali, fondamentalmente. Non dobbiamo fare questa suddivisione sessista, perché non esiste proprio. Anzi, io vedo molte donne che soffrono perché non riescono a conquistare la persona che ho. Oh, vede Elisabetta, io non posso, cosa mi dice Elisabetta? Io non posso stare senza di te. Ciao Elisabetta, è un po' che non ci sentiamo, ma ti mando un bacio via web. E quindi bisogna riuscire a mettere in atto questo. Per mettere in atto questo è ovvio che bisogna avere una sorta di capacità di autocontrollo emozionale, ma l'autocontrollo emozionale non vuol dire comprimere le emozioni, non vuol dire, come dire, cazzo, questo mi fa girare i coglioni, allora anche se lo desidero tanto, basta, lo rifiuto. Perché se tu rifiuti uno che desideri tanto, in realtà, ripeto, ti fai un danno da solo perché la tua parte emotiva ti sputi in un occhio. Riccardo mi dice: sono punti di vista e rispetto a ciò che dici, ma penso. Non è che la donna sceglie tanto quanto sceglie l'uomo, non c'è uno che sceglie, c'è chi coinvolge e chi non coinvolge. Se una donna ti ha coinvolto è perché in qualche modo ti ha somministrato, diciamo così, delle emozioni. Non è neanche la sessualità quella che coinvolge. Noi spesso crediamo che la donna se te la dà, no, non c'entra niente. Il sesso è la cosa che, da un punto di vista dell'innamoramento, ha il valore minoritario. Certo, c'è un appagamento istintivo, ma non è quello. Io sento molte storie di donne che poi si sono coinvolte proprio con chi magari sessualmente non le soddisfaceva, ad esempio. Cioè, non c'è una casistica così generale. Spesso ci si innamora, ad esempio, desiderando di fare l'amore, non facendolo, e ci si deve coinvolgere facendolo. Sono tante situazioni, no, in cui. Però non dobbiamo ragionare in base al sesso di appartenenza, perché, ripeto, siamo tutti esseri umani e tutti ci possiamo coinvolgere. Il dato di fatto è che nel momento in cui siamo coinvolti, dobbiamo poi gestire in modo strategico la comunicazione con noi stessi, cioè non comprimerci queste emozioni, quindi dobbiamo un po' lasciar cavalcare la tigre. Anche se abbiamo qualche compulsione, però non dobbiamo neanche fare la cosa opposta, diventare ossessivi verso l'altro, talmente ossessivi e talmente rompicoglioni
che l'altro innesca dei meccanismi di difesa logici, per cui ci dice: no, questo cioè, è uno stalker, una stalker, non ne voglio più sapere. Questo evitare accuratamente, fondamentalmente. Il giusto, bisogna dare e poi togliere. Togliere attraverso un congelamento, facendo vivere il senso del corpo dell'altro. Insomma, tutto questo. Questa cosa per dire che in questi casi è proprio il senso di colpa che agisce verso l'altro, l'altra persona, e è proprio, come dire, invece il poter cavalcare un po' la propria compulsione che ci permette di non creare una guerra intestina, diciamo, una guerra interna, perché nel momento in cui scateniamo una guerra interna non avremo le capacità e le risorse di coinvolgere fondamentalmente, perché saremo come se uno l'hanno riempito di bastonate. È distrutto, l'hanno tenuto affamato per una settimana, anche se il miglior corridore, Usain Bolt, per dire, gli dai una falcata di botte, lo tiene a digiuno per una settimana e poi dici vatti adesso a battere il record o vincere la gara di 100 metri. Anche se sei Usain Bolt, la gara la perdi, perché c'è una guerra interna. Così succede nelle relazioni sentimentali. Se tu ti massacri da solo, in una guerra interna con la parte logica che mette le barriere, frena, mette i vincoli, la parte emotiva che si incazza e si scontrano queste due fazioni, diciamo così, è come la guerra l'hai già persa in partenza e sarai ancora coinvolto ancora di più. Invece, cavalca un po' la tigre, dai, e poi quando ti congeli, quando togli, vedrai che la situazione si ribalta. Boh, per questo video è tutto. Ripeto, rinnovo l'invito a chi volesse partecipare al seminario gratuito di venerdì 14 ottobre a Torino presso il Centro Educatore della Provvidenza, corso Trento 13, prenotazione obbligatoria però, seminario gratuito, ma prenotazione obbligatoria al 333 1511703. Questi temi, assieme a tanti altri, verranno approfonditi più in dettaglio attraverso esempi, attraverso situazioni di questo genere. Quindi saluto tutti gli ascoltatori, saluto le persone, che vedo tante persone che hanno scritto, che conosco, quindi saluto tutti e vi auguro una buona seduzione. Ciao a tutti.